valigia sul letto è quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Buongiorno cari telespettatori, buon 2016, un mega applauso. Ma che bello, ritorniamo con l'anno nuovo, alla valigia degli artisti. Il 2016 sarà un anno con la valigia degli artisti, personaggi strepitosi, avremo dai comici, trasformisti, di tutto e di più. Sono tanto contento, vi auguro che l'ultimo dell'anno l'avete passato nel migliore dei modi, perché anch'io ho lavorato, abbiamo dato il massimo, purtroppo sono 2 giorni che questa voce ancora, siamo un po', ma no, ci stiamo riprendendo piano piano, dai. Nel frattempo abbiamo organizzato questa bellissima settimana, che oggi lunedì 4 gennaio siamo in diretta, come voi sapete, RTB. Volevo ringraziare soprattutto RTB Network, a tutti i tecnici, e augurargli un buon 2016 ricco di nuove trasmissioni, dove la gente sarà, i telespettatori chiaramente saranno incollati al canale 72 RTB Network. Grazie anche all'editore Ignazio Baresi, con tanto affetto e tanta stima. Bene, veniamo alla puntata di oggi, che è una puntata molto 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 interessante. Sono molto contento, orgoglioso e fiero di avere un ospite così importante, di grande spessore. Ha uno storico strepitoso. Quando io lo incontro nei locali della Milano by Night sono sempre felice, perché è sempre accolto da tutti con tanto affetto e tanta stima, perché veramente è una persona che merita molto e dà molto alle persone che ci credono in quello, agli obiettivi che vogliono arrivare. Lui è uno di quelli che ci vede proprio lungo. Quando vede un personaggio capisce veramente, realmente, se ha i numeri per poter diventare chiaramente un aspirante attore o regista o quant'altro. E non voglio farvi attendere tanto, anzi, lo presentiamo subito. Signori e signori, ladies and gentlemen, 4 gennaio 2016, con noi quest'oggi, voglio dire, Mister Pino Caltagirone. Un applauso. Anch'io mi associo agli auguri di buon 2016 e posso dire al pubblico di Rete Telebrescia di seguire questa trasmissione, che è molto interessante. Grazie. Sei tanto caro Pino, veramente la cosa più speciale, che quando è nata questa cosa della valigia degli artisti, io ho chiamato, ho detto: Pino, sai, ho in mente di fare questa cosa, cosa ne pensi? Guarda, secondo me è un format bello fresco, prova a metterlo in moto e vediamo un po' se poi la cosa a me piace. Io sicuramente non mancherò, verrò a una puntata. È iniziato l'anno, meglio di così non poteva andare, cari telespettatori, sono proprio felice. Bene, caro Pino, raccontiamoci un pochettino, divertiamoci un pochettino questo 4 gennaio. Bene, diciamo che il mio discorso sarebbe molto lungo, non basterebbe neanche un mese se vi dovessi raccontare di 50 anni di esperienze cinematografiche, quindi è molto lunga. Però potrei iniziare da Roma. Wow. Era il 1958, io mi trovavo a Roma a fare il servizio militare. Terminato il servizio militare, a parte che lì durante il servizio avevo conosciuto persone romane che quindi già frequentavano Cinecittà. E prima di venire a Milano ho voluto visitare Cinecittà. Una meraviglia nella meraviglia, vedendo le costruzioni dentro, erano quelle che uno non se lo sarebbe mai aspettato, perché costruzione, diciamo, degli anni 1800, create battaglie navali fatte sul laghetto interno. E poi c'era le costruzioni del famoso film Colossal Ben-Hur, che stavano già costruendo per questo Colossal della metro che arrivava dall'America, la produzione era americana. Ma che poi è bello. Quindi, che alla Cinecittà, scusami se interrompo, incontravi di tutto. Incontravi attori che li vedevi solo quando andavi al cinema, lì potevi incontrarli lì mentre passeggiavano nell'interno, che chi andava ai costumi, chi si preparava, chi girava, insomma,
è una città. Uno per credere bisogna visitarla. Certo. E uno quando la visita rimane affascinato. È folgorato da tanta bellezza. Se poi ha la passione della recitazione del cinema, è il paradiso. Ecco, certo. Allora da lì sono arrivato a Milano dopo la fine del militare. Mi chiama un mio amico, già io a Milano facevo anche i fotoromanzi, facevo delle particine, allora era l'epoca del fotoromanzo. Io perché avevo il Sciurpino, quando in quei periodi lì, ma era proprio un bel uomo, facevano gara le belle signore, sì, voglio dire, insomma. Allora, basta tutt'oggi che anche, allora, diciamo che quell'epoca lì era l'epoca, esisteva il fotoromanzo come adesso esiste i serial televisivi. Il fotoromanzo, il fotoromanzo aveva un seguito che le donne, le ragazze giovani, aspettavano il venerdì che uscisse perché c'era la fila. Poi c'era anche la scarsità del comprarlo perché costava. Allora bastava che lo comprava una ragazza e se lo passavano. Certo, anche perché era normale, normale. In quei periodi e lì diciamo è stata una bella epoca. Diciamo che io ho fatto anche delle particine nel fotoromanzo Bolero. E guarda caso c'era una grande attrice, una grande star, che era Sofia Lazzaro, la famosa Sofia Loren. Che ci sono degli aneddoti che sono straordinari, quelli che lei era innamorata del protagonista, era innamoratissima, era infatuata del protagonista, che era il famoso cantante Achille Togliani. Ma solamente che lei era un'attricetta. E tante volte ci incontravamo. E io potevo anche permettermi delle battute, gli dicevo sempre guarda che esce di là, non esce di qua. E lei con il gergo napoletano mi mandava a quel paese. È normale. Perché allora era anche un po' diciamo quella classica napoletana. Via. Bella veraciona, no? Se vogliamo. Esatto. Poi da lì è nato il cinema. E il cinema abbiamo cominciato a fare i primi passi. Il primo passo che Milano c'erano delle agenzie che cercavano, ma noi essendo già diciamo protagonisti di fotoromanzi conoscevamo tutti i movimenti e c'era un certo Barbafiera che era uno che reclutava le comparse, i figuranti. Io mi sono presentato, mi fa guarda c'è proprio un film in partenza alla stazione centrale, se vuoi fare la comparsa. Ho detto vabbè, proviamo. Era il famoso film con Frank Sinatra ed era il colonnello Von Ryan. Che hanno girato in che Italia. Hanno girato alla stazione centrale. Di Milano? Di Milano. Ma pensa. E c'era la famosa, una famosa personaggio che allora era il primo film che faceva, era Raffaella Carrà. Certo, perché lei fece una comparsa proprio in un film, sì, con Frank Sinatra, Sinatra, ma lei aveva, se non sbaglio, sui 16-17 anni, era giovane, Bellaria e Gia Marina è arrivata, sbaglio. Bravo, dopo da lì, avendo fatto anche altri ruoli, altri piccoli ruoli, perché poi il cinema in quel periodo cominciava a crescere. Certo. E ho avuto delle parti importanti, delle particine, mai parti principali non le ho mai avute, ma però ruoli abbastanza carini ne ho fatti tantissimi, ma poi vedevo che con quei ruoli lì non sopravvivevi perché la vita costava. Certo. Allora ho preferito passare in produzione e mi sono dato da fare finché sono diventato diciamo aiuto casting, facevo l'aiuto casting e più o meno il mio lavoro era reclutare i figuranti. E nei film era l'epoca di Celentano, quindi. E poi quei film lì. Quando io mettevo dei cartelli come all'ufficio del collocamento dello spettacolo, cercasi comparse per il film di Adriano Celentano. E davo gli appuntamenti, si presentavano a centinaia e lì avevi da scegliere. Anche perché in quegli anni lì i cinema era il momento del cinema. Dasso, Innamorato Pazzo, sì, Pozzetto. Poi diciamo c'è stato quello lì, Lui è peggio di me, con Pozzetto. No, insomma, basta dire che Innamorato Pazzo dopo 5 anni
che io una volta mi è capitato di accompagnare Vittorio e Cecchi Gori all'aeroporto, parlavano del film Innamorato Pazzo, che noi l'avevamo visto 5 anni prima, e mentre facevamo John Louie, lui diceva, il figlio al papà gli diceva: guarda che in Russia Celentano sta andando alla grande, certo. C'è ancora la fila, certo, al botteghino per entrare per vederli. No, e da lì, è stato. Poi le conoscenze con i registi famosi, i registi, diciamo, D'Asteno, Monicelli, Dino Risi. Quindi... Regia, mandiamo un applauso gentilmente. Solo... Grazie, Monicelli. Abbiamo wow, veramente, cari telespettatori. Oggi non è una puntata, è una signora puntata, perché ha una storia, vai avanti. Ma questo affascini, il veramente. Bello, ecco. Il bello sono gli aneddoti. Ecco. Perché in un film con Mario Monicelli, Facciamo Paradiso, con la Margherita Bui e Philippe Noiret, è stato il film che ho avuto più comparse di tutti gli altri film, 1800. Wow. A un certo punto, mentre eravamo in ufficio e stavamo preparando l'ordine del giorno per il giorno dopo, a un certo punto viene l'aiuto regista da me e mi fa: Pino, domani, eravamo già a 3/4 del film, e mi fa, e Monicelli era seduto lì che leggeva il copione per il giorno dopo. Lo legge e io, mi passa a me l'ordine del giorno, vedo 150 comparse per domani. Mi è venuto freddo, perché credo, non sapevo più dove andarli a prendere. La perché allora servivano proprio. E mentre lo leggo gli dico all'aiuto regista, che era Alberto Mangianti, gli dico: ma Alberto, ma quante comparse c'è questo film? Pensavo che Monicelli non avesse sentito. Si alza in piedi, mi passa vicino a me, con gli occhiali così, mi dice... È il film, tra lui e lui, il film non è ricco se mancano le comparse. Come vedere una partita di calcio senza spettatori. E va. A questo punto sono stato zitto, ho fatto finta di niente, pensavo che non sentisse, aveva già 80 anni. Beh, Monicelli. Monicelli allora. Mamma mia. E lì è stato questo. E poi, come Steno, anche aneddoti di Steno, mentre faccio Mani di Fata, eravamo lì in corso, in via Monte Napoleone, a un certo punto io ho una settantina di comparse che lui li distribuisce sempre con l'aiuto regista, 30 da una parte, 30 dall'altra, e c'ha questo megafono in mano, e io vedo che aspetta. E sai com'è? Se hai l'entusiasmo, perché fai parte della regia, di aiutarlo, dargli una mano, certo. Perché era già vecchierello, insomma, piccolino, col cagnolino sempre in braccio. E a un certo punto gli dico: maestro, ma vuole che sposto 10 di là e li metto di qua? E lui mi guarda con il megafono e fa: vada avanti lei. Io lì ho fatto finta di niente, sono andato al Barcova, ho fatto finta di niente, bere il caffè e stare zitto. Alla fine, alla sera, quando sono andato in ufficio per fare il programma del giorno dopo, io vedo che entra lui, faccio per uscire, lui mi fa. E io dico: mi scusi maestro, anche per oggi, perché ho fatto una stupidata. No. Io stavo solo pensando a fotografare le persone che avevo da una parte e dall'altra, perché quando facciamo il controcampo io devo vedere le stesse persone. Quindi li stavo fotografando, ecco perché avevo bisogno di tempo. Pensa a come memorizzare. Ma come un volete, applauso, regia. Questi sono fenomeni. Sono fenomeni. Fai Monicelli o se vogliamo. E poi l'altro è stato, insomma, gente che ho conosciuto. Mara Venier ha fatto il primo film con me. Ecco, questa è una cosa che... E questo che era una ragazzina. Prima. Poi ho avuto l'onore di accompagnare, di avere per la prima volta al cinema con me, lavorando nel film Vita coi figli, con Giancarlo Giannini, wow, la grande Monica Bellucci. La Valeria Marini ha fatto la prima comparsata con me, che Dino Risi gli dava fastidio,
perché stava sempre in mezzo a, a dove si girava, perché aveva sempre l'abitudine, l'atteggiamento di farsi notare. Sì, è molto esibizionista, oh, lei. Io... E perché si voleva farsi notare? Ecco, la conobbi una sera, feci una serata, ero a fare una stagione in Costa Smeralda, ero alla piazzetta del Principe di Porto Cervo, al Prince Café, e lei aveva la boutique proprio davanti alla mia postazione, dove io cantavo per questi illustrissimi personaggi, di cui c'era anche Ennio Doris. Sì. Bellissima serata, e lei si doveva far notare da tutti. Però è il suo carattere, caro Pino, non possiamo colpevolizzarla. Bisogna questo, dare atto che diciamo è stata intelligente, perché col suo carattere, la sua forza di fisica che aveva, è stata all'altezza di arrivare dove ha voluto arrivare, grazie anche alla mamma. Alla mamma, che sì. La mamma stava sempre dalle spalle, come la mamma della Sofia Loren. Certo, sempre certo. Dalle spalle c'è sempre una persona che li guida. Era molto rigorosa, anche sì. La madre era non severa, però io direi, insomma, è stata... E in quel film lì, Vita coi figli, c'era appunto la Monica Bellucci, che l'ho accompagnata lì all'ufficio del collocamento, perché lei non era iscritta, era il primo film che faceva. Che capito. Avete capito? Cioè, ha portato la Monica Bellucci. Bene, Pino, che dire? Poi dopo è diventata la Monica. È diventata la star. Una star mondiale. Anzi, quando vai in giro per il mondo, dice, una volta dicevi Sofia Loren, sì. Adesso dici Monica Bellucci. Sì, ma Sofia Loren rimane sempre nel cuore di tutti gli italiani. Nel mondo. Allora, siamo pronti, cara regia, gentilmente pregherei di mandare questo contributo, se vuoi spiegare tu cosa mandano, sarei allora, molto contento. Allora, questo, se non sbaglio, adesso... Ok, va bene. Se non sbaglio? No, stavo dicendo, non so cosa mandano in onda, perché ne ha due. Eccolo qua. Questo è un film che ho fatto, Prestami tua moglie, qua sono giovane, agli anni 80, insomma, non sono più così adesso, è ovvio. Allora, è finito? Ma porca vacca! Ma dico, ce l'hai una casa tua o no? No, ce l'ho! Va a dormire, va. Almeno fino a ieri sera ce l'avevo. Io ce l'ho una casa! Ce l'ho una casa! Se lo trovo ancora lì lo sbatto fuori a calci nel culo! Dalla finestra! E qua era un film che era Lando... Il protagonista qua era Lando Buzzanca. Lando Buzzanca. Che aveva bisogno, lui aveva un amante, aveva bisogno di una casa per passare la serata con l'amante, e manda fuori, lui gli dice vai a fare un giro. E lui si è messo in una gabina a telefonare e si è addormentato. Ma io comunque ho visto molte tue comparsate nei film, perché sì. Chiaramente... Ma li faccio generalmente li faccio perché quasi sempre il regista che mi dice, c'è la parte, per esempio nella Piovra faccio il custode, ecco. Perché mi vedeva a me, però la memoria comincia ad andarsene, siccome sei in presa diretta e quindi devi dire quello che leggi nel copione, ma mi vanno via le parole, ogni tanto mi dimentico. Allora c'erano i vecchi veterani che dicono scrivilo sulla mano. Certo. Allora scrivo la stoffa sulla mano, ma quando c'era l'azione io facevo così, il regista stop, devi guardare lì, non lì. È vero. Sono tutti i trucchi che, poi, che cioè, si imparano. Tra l'altro i film di mafia, ne vogliamo parlare. Caro Pino, partecipazione alla Piovra, giusto? Certo. Che è fatto? La Piovra, sì. Ne ho fatte due, con Michele Placido e col grande, povero, perché è mancato da poco, Vittorio Mezzogiorno. Mezzogiorno, grande personaggio. Anzi, regia, facciamo un applauso a Vittorio Mezzogiorno, se gentilmente. Gli artisti vanno ricordati sempre, sempre. Niente. Siamo arrivati al termine, giusto? Sbaglio? Ok, ma che peccato veramente, perché questo 4 gennaio è volato, ma la cosa più bella di questo volo è stato un volo panoramico della vera storia del cinema italiano. L'italiano è anche estero, voglio dire,
io devo ringraziare veramente di cuore una persona molto cara, un grande professionista, signori e signori, Pino Caltagirone. Grazie a te. Sono molto contento di averti avuto anch'io in studio, spero di rincontrarti presto. Va bene, ti saluto e buon lavoro. Grazie Pino, grazie mille, grazie. Un applauso regia. Bene. Andato bene. Oggi è 4 gennaio, la giornata che parte col piede giusto. Per la festa prima e anche un po' per l'emozione non ho ringraziato Elio Corlo per le gigantografie, l'International Artist di Franco e Mimo Catullè, che è un'agenzia grandissima, dove fornisce tutti gli attori hollywoodiani in tutte le manifestazioni che l'Italia chiede, chiaramente. Rudy vi saluta. Ci vediamo domani con un altro ospite, è una nuova emozione chiaramente su RTB, la TV del futuro. Ciao! La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio e tu senza dir niente hai trovato il coraggio.